solo per tenerci svegli in questa notte di veglia per tutti noi. Questa notte stiamo incontrando il Signore Gesù risorto. Dopo i giorni della passione, della vergogna, del tradimento, questa notte il Signore si presenta anche a noi. Ci dona la sua pace, ravviva in noi la nostra fede e il nostro amore. La parola di Dio che abbiamo ascoltata così abbondante questa notte non è altro che una carezza del Signore per introdurci, per immergerci sempre di più nel mistero di amore, di predilezione, di grazia che il Signore ha avuto verso l'umanità e oggi, questa notte, verso ciascuno di noi, verso la nostra comunità ecclesiale di Terni, Narni e Amelia, qui da voi rappresentata. Ci soffermiamo brevemente soprattutto sulla pagina del Vangelo, il Vangelo di Matteo che viene proclamato quest'anno. Sono protagoniste due donne, tre erano sotto la croce, qui ne sono due che all'albeggiare del primo giorno della settimana vanno al sepolcro. Non portano con sé gli oli profumati per imbalsamare il corpo del Signore, vanno lì solo per accertarsi che Gesù sia veramente morto dopo tre giorni. È lontana, lontana dagli apostoli, dai discepoli, dagli amici di Gesù, il pensiero che Gesù possa vivere, possa risorgere. Ormai tutto è finito, non resta che un pensiero di Lui, un ricordo di Lui. È stato molto bello, anni straordinari, ma ormai è tutto finito. Si cerca di conservare nel cuore quei ricordi e basta. Vanno all'albeggiare del primo giorno della settimana. Ogni parola del Vangelo, in questo caso del Vangelo di Matteo, è un riferimento teologico e spirituale che va letto e interpretato. È il riferimento al primo giorno della creazione. Abbiamo proclamato la lettura della creazione, quel buio della creazione, quando un po' alla volta è emersa la luce che il Signore ha donato a questo nostro mondo e all'uomo. Il buio, il riferimento è al buio della morte, un buio che noi, che ogni uomo vorrebbe trasformare, vorrebbe spiegare. Ci hanno provati molti, hanno perfino parlato di immortalità, ma nessuno ha parlato di una vita di Dio. Ecco, siamo qui nel cuore di queste donne, nel buio della notte. Ma all'albeggiare c'è già un po' di luce e si proietta davanti a loro una luce di speranza. Matteo racconta che arrivate al sepolcro vi trovano le guardie che erano state richieste dai capi dei sacerdoti per impedire il trafugamento del corpo.
del Signore e quindi impedire di divulgarsi una diceria della risurrezione del Signore. E qui un fatto sconvolgente, un terremoto che stravolge ogni cosa, che incute timore in tutti, che ribalta la pietra che chiudeva il sepolcro. E in quel momento sono degli angeli, l'angelo del Signore che si presenta sfolgorante, e il Signore stesso che incute paura e terrore alle guardie, ma incoraggia le donne: non temete, non temete. Ecco, l'invito a pensare, a riflettere, a leggere, a guardare quella situazione nuova che è venuta a crearsi. Guardate, non è più qui, il Signore è risorto. Guardate dove l'hanno deposto. E le donne guardano e il loro sguardo diventa uno sguardo di fede. In un baleno ritornano nella loro mente le parole di Gesù e comprendono: il Signore è risorto. L'angelo si pone a sedere su quella pietra, quasi ad indicare la vittoria definitiva sulla morte, che non ha più potere né su Gesù, non l'ha mai avuto, né su ogni uomo. Ecco, andate a dire ai discepoli: il Signore è risorto. E Gesù stesso si manifesta alle donne: è risorto il Signore. Le donne si prostrano davanti a Gesù e baciano i piedi. È una cosa strana anche nel Vangelo di Giovanni. È il significato di questo voler baciare i piedi, è come un guardare dove Gesù voleva arrivare e dove Gesù è arrivato, dove Gesù vuole che i discepoli arrivino a portare il messaggio del Vangelo, la parola di Dio, la buona notizia. Andate a dire ai miei discepoli che vi precedo in Galilea, che vadano in Galilea. Non è un luogo geografico dove il Signore invia le donne e i suoi discepoli. È il luogo della nostra vita, è il luogo, gli ambienti, le realtà delle persone che noi incontriamo e che ancora non conoscono la verità, la bellezza della risurrezione. Quel terremoto che hanno ascoltato, che hanno visto, le donne da cui sono state sconvolte, è come lo sconvolgimento di una partoriente che dà alla luce una vita nuova, ed è sorta una vita nuova per noi proprio dalla morte e risurrezione del Signore. Ecco, questa sera noi facciamo questa esperienza nell'ascolto della parola di Dio, nell'Eucaristia. Tutti noi che siamo stati sepolti con il Signore Gesù e risorgiamo con il Signore Gesù ogni giorno in attesa di una risurrezione definitiva, quando il Signore ci chiamerà a sé nell'ultimo giorno. Continuiamo allora questa Eucaristia. Diventiamo a nostra volta, come le donne, apostole, apostoli della risurrezione del Signore. Non abbiamo paura delle difficoltà, delle situazioni difficili nelle quali veniamo a trovarci. Il Signore è risorto e vive accanto a noi, e ha posto anche nel nostro cuore il seme della risurrezione e della vita. Questa è la gioia grande che dobbiamo coltivare.